Al confine tra l'Italia e la Francia e al confine tra il 62 e il 63, a chi passava da queste parti poteva capitare di imbattersi in un pirata. Ma siamo in pieno inverno, lei non ha freddo così, nudo? E perché? Sono i clienti che mi vogliono così. Ma i suoi clienti chi sono? Ma sono i più grandi del mondo. È vero che lei fa parte del clan di Sinatra, amico di Frank Sinatra? Sicuro, come un fratello, mio fratello. Ah, un suo fratello? Franchi, sicuramente, tutti, siamo tutti insieme. Ma lei anche quando piove, come oggi, così, lei è sempre così nudo? Perbacco, io tutto l'anno sono così. Ma come mai la chiamano pirata? Perché, non posso lo dire, perché... Non lo può dire? No. Un galeone d'oro, un disco! La ciurma si lancia all'abbordaggio della clientela. Clientela ad alto bordo, si intende. Clienti da 350.000 per 25. I colpi si susseguono a ritmo serrato. Anche gli scoppi fanno parte del rituale dell'abbordaggio. A Capodanno i grandi del cinema si divertono così, come gli spugnizi di Santa Lucia. La sola differenza è quel 350.000 per 25. Come mai sta passando qui il Capodanno? Dunque, guardi, noi per abitudine tutti gli anni passiamo qui le feste di Natale e di Capodanno. È una consuetudine della nostra famiglia di venire qui a mezzogiorno del 31 e poi facciamo la festa a casa nostra per la mezzanotte, dove aspettiamo tutti gli amici e tutti i nostri parenti. E cosa si augura lei nel 63? Dunque, il pensiero di ogni padre si rivolge prima di tutto ai propri figli, quindi io mi aspetto nel 63 che i miei figli crescono sani, felici e contenti nell'unione familiare, perché sa, io sono molto unito con la mia famiglia. E circa i suoi progetti cinematografici per il futuro? E dunque, lei sa che io sto preparando la Bibbia, inizieremo abbastanza presto, L'Angelo Nero, Sacca e Vanzetti, due film di De Sica, e insomma un anno pieno di lavoro. E speriamo che il 63 sia ancora un anno prospero e felice anche per il cinema italiano. 21 colpi per Silvana Mangano. Anche lei è stata catturata, come esige la migliore tradizione salgariana. L'incontro con il marito prigioniero dei pirati non è tra i più commoventi, ma poiché non si tratta della scena di un film, non si può pretendere di più da un'attrice. Questo dimostra che nella vita reale le dive sono riservate anche con il marito. Gli altri intorno, grandi e bambini, si divertono, moderatamente. Approfittando del fatto che tutta la famiglia De Laurentiis è riunita sotto coperta, chiediamo alla signora Mangano che cosa spera dal 63. No, io spero tutto quello che ho avuto fino adesso. Basta, niente di più, non voglio niente di più. Va bene, ma qualcosa di particolare lo vorrebbe? Niente. Davvero non vuole proprio niente? Quello che ho avuto fino adesso, e basta. Ma allora che cosa ha avuto? Ma mi pare anche abbastanza, no? Te cosa vorresti dal 63? Niente, neanche te. Nemmeno la bambina, è una famiglia modesta. Ma ricapitoliamo, 350.000 per 25. 350.000 sono i franchi, 25 gli amici che hanno pranzato al tavolo di De Laurentiis. Circa 500.000 di lire per un pranzo, 20.000 lire a testa.